Lunedì 9 dicembre alle 20 al Teatro San Nazzaro torna l'ottava edizione dell'Arcobaleno Napoletano, il premio ideato dall'attrice e cantante Anna Capasso con la direzione artistica di Diego Paura. La serata di solidarietà presentata in sala giunta è organizzata anche quest'anno con la Fondazione Melanoma Onlus, che promuove la ricerca e campagne di informazione e prevenzione, ed è dedicata alla memoria di Leana Bagnaro, scomparsa a 54 anni per un male incurabile. Parliamo comunque della Fondazione Melanoma, che è un tumore che, come ben sapete, che colpisce la pelle, e noi con questa serata cerchiamo di fare prevenzione. E in che modo? Raccontando la malattia, anche se l'ingresso è totalmente gratuito e su invito, ma con una piccola donazione all'ingresso possiamo insomma aiutare a esternare un sorriso da chi soffre. La novità di quest'anno sono Gigi e Ross. Io, come ideatrice, sono felicissima perché c'è sempre tanto fermento. Saranno consegnati riconoscimenti a personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della società civile e dell'imprenditoria di Napoli e della Campania. Anna Capasso, un'artista eccellenza della città di Napoli, che rappresenta l'arte e la cultura in tanti settori, dal cinema al teatro alla musica, a servizio di una grande causa. Ed è per questo che, come città di Napoli, noi con grande orgoglio diamo il patrocinio a questa iniziativa, e soprattutto vogliamo che sia forte l'impegno solidale a sostegno della fondazione, che si occupa di dare più strumenti alla ricerca e di dare più strumenti per rompere la solitudine che si affronta ogni qualvolta una malattia così grave entra nella vita di una persona, entra nella vita di una famiglia.